Come l'uomo, anche cani e gatti necessitano di un microbioma intestinale equilibrato che determina il loro benessere e la loro capacità di risposta alle malattie. Il microbioma è composto da miliardi di microrganismi diversi, con un equilibrio dinamico tra batteri desiderabili e indesiderabili, unico per ogni animale. Questo equilibrio microbico ci aiuta a capire la differenza tra salute e malattia gastrointestinale, acuta o cronica. Molti microrganismi e i loro prodotti finali hanno effetti benefici per tutto l'organismo, all'interno e al di fuori dell'intestino. Tuttavia, in caso di disbiosi, l'equilibrio tra batteri desiderabili e indesiderabili è compromesso. Le alterazioni del microbioma possono causare disturbi gastrointestinali. La tecnologia Active Biome è una miscela esclusiva di fibre attive ad azione sinergica per nutrire il microbioma intestinale dell'animale. I batteri desiderabili fanno fermentare le fibre e producono composti che nutrono l'intestino, oltre a rilasciare e attivare antiossidanti e polifenoli antinfiammatori. La tecnologia Active Biome stimola il rilascio di postbiotici a livelli significativamente superiori rispetto ai tradizionali alimenti a base di fibre, favorendo una buona qualità delle feci. Il nuovo Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome, con tecnologia Active Biome, rivoluziona la gestione delle patologie gastrointestinali. È clinicamente provato per aiutare a risolvere la diarrea cronica in 24 ore e limitare la ricomparsa di altri episodi nei cani. Allora, domanda numero 6. Come si fa la diagnosi di Trichomonas fetus nel gatto? Domanda di Luca, da collega di Brescia. Rispetto alla giardia di cui abbiamo appena parlato, il Trichomonas fetus è un parassita, come dire, meno rilevante perché è probabilmente meno frequente e non è percepito tuttora dai proprietari di gatti come un problema così rilevante come la giardia nel cane, però oggettivamente è un protozoo che negli ultimi anni abbiamo imparato a scoprire e anche a diagnosticare. Tra l'altro in questa slide c'è scritto Trichomonas fetus perché è il nome con cui lo conosciamo tutti, però presumibilmente fra poco, comunque già nell'ambito delle pubblicazioni di parassitologia americane, riclassificato come Trichomonas blackburni, dal nome dello scopritore, perché il Trichomonas fetus è un protozoo dei bovini che all'inizio si pensava si fosse adattato anche al gatto, però presumibilmente ci sono alcune differenze genetiche tra le due sottospecie. Però, al di là di questo, la malattia è sempre quella. La prevalenza della tritricomoniasi non è bassissima. Secondo me, leggendo la letteratura, si parla di prevalenze tra il 10, il 15, a volte anche il 20% dei pazienti, mentre nella realtà probabilmente la prevalenza percepita da noi veterinari che lavorano sul campo è inferiore. Però non è un protozoo raro. E devo anche dire che presumibilmente è sottodiagnosticato perché molto spesso l'infezione è autolimitante, cioè molti gatti che hanno colite in età giovanile e che poi la risolvono potrebbero avere questa patologia e poi il sistema immunitario trova un equilibrio e quindi possono essere dei portatori asintomatici. Questo è un qualcosa che potremmo stabilire solo facendo test su tutti i soggetti. Ma al di là di queste considerazioni epidemiologiche, la peculiarità di questo agente patogeno riguarda anche un po' il suo target preferenziale. A differenza della maggior parte delle parassitosi, viene segnalato, e anche nella mia pratica clinica mi ritrovo con questo dato, molti casi di tritricomoniasi li troviamo in gatti provenienti magari da gattili o da allevamenti, soprattutto gatti a pelo lungo, piuttosto che il classico gatto europeo. Non è ben chiaro perché ci sia questo dato epidemiologico, però è un qualcosa a cui tenere a mente quando si affronta un paziente con diarrea. Il ciclo vitale non è completamente noto, è un parassito ubiquitario e non c'è rischio zoonotico perché non colpisce l'essere umano. Anche se morfologicamente
assomiglia moltissimo dal punto di vista strettamente estetico e indistinguibile dal pentatrichomonas hominis, però sono due protozoi completamente diversi. La diagnosi non è facile e la domanda riguardava per l'appunto la diagnosi, non è facile perché quello che vi faccio vedere adesso nel filmato è l'aspetto del tritrichomonas nello striscio a fresco. Il suo movimento è erratico, a differenza della giardia che movimenta a foglia cadente, il suo movimento più a zigzag, però la forma e le dimensioni sono molto simili, leggermente più grande della giardia ma di pochi micron. Quindi è difficile differenziare morfologicamente il tritrichomonas dalla giardia, ma lo striscio a fresco perché è importante farlo più che per la giardiasi? Perché fondamentalmente non abbiamo la produzione di oocisti, cioè il tritrichomonas quando va nell'ambiente esterno per infettare e per, come dire, evolvere e riprodursi, non forma oocisti. Quindi per cui non possiamo fare una diagnosi con la flottazione. Quindi possiamo avere una positività allo striscio a fresco individuando questi protozoi, ma la sensibilità dello striscio a fresco è relativamente bassa in letteratura. A volte si parla di una sensibilità del 20%, quindi molto bassa. In parte, secondo me, è anche legata al fatto che noi non siamo abituati a fare un buono striscio a fresco, perché magari lo facciamo su feci che sono state raccolte ore prima o addirittura il giorno prima, mentre questi parassiti vivono poche ore, ma la loro mobilità si esaurisce in pochi minuti a volte dopo la raccolta delle feci. Quindi è folle pensare di trovare un protozoo mobile facendo l'esame delle feci dopo 5-6 ore dalla raccolta. Quindi il test che dovete fare ogni qualvolta trovate o sospettate una tritrichomoniasi, se trovate dei protozoi mobili per confermarne la presenza o se volete indagare una diarrea, soprattutto in un gatto giovane, anche con ematochezia, bisogna fare la PCR sulle feci. La PCR fecale è un esame abbastanza sensibile, anche se non ha una sensibilità del 100%, quindi se la sintomatologia clinica vi fa pensare a tritrichomonas e non trovate una positività alla biologia molecolare, ripetetelo, perché sono possibili anche dei falsi negativi. Come vi dicevo, il dato positivo è che le infezioni si risolvono in molti soggetti nell'arco di un anno e mezzo di età e rimangono però ovviamente degli animali potenzialmente portatori, quindi potenzialmente anche un problema per gatti che poi arrivano nello stesso ambiente. Quindi è importante, secondo me, soprattutto se avete avuto questa anamnesi, essere sicure, quindi dovrebbe essere nell'iter diagnostico standard di un gatto giovane con diarrea avere un esame PCR sulle feci per il tritrichomonas. Però la diagnosi fondamentalmente la fate così, biologia molecolare, e ogni qualvolta possiate anche uno striscio a fresco, perché questo vi darebbe in alcuni casi anche lo stimolo ad approfondire con una PCR che comunque è abbastanza costosa, perché credo che sia intorno ai 70-80 euro il costo di una PCR. Passiamo alla domanda numero 7 di Lucia, veterinaria di Ferrara. Perché alcuni pazienti hanno i tricuridi nonostante siano adulti e con esame feci negativo? Anche questa è una buona domanda, nel senso che si merita la definizione di buona domanda per il fatto che io stesso, che ho studiato a fondo questo problema in letteratura, ad oggi non ho una risposta soddisfacente, nonostante abbia chiesto questa domanda a molti parassitologi. In sostanza, quello che può capitare è che voi abbiate cani adulti con esame feci negativo, in cui in realtà, dopo che è andata a fare un iter diagnostico completo, quindi prove dietetiche, probiotici e via dicendo, quando andate a fare l'endoscopia per approfondire la questione, troviate dei colon come questo. Questo filmato è abbastanza impressionante perché ci sono veramente migliaia e migliaia di parassiti mobili nel colon ed è ben capibile come un cane con un'infestazione massiccia come questo abbia
feci con sangue quotidianamente, possono avere anche dimagramento, e un dato laboratoristico che a volte troviamo in questa situazione è l'inversione elettrolitica, cioè quello che viene definito pseudo-Addison, proprio perché la perdita di liquidi è così importante da creare alterazioni anche a livello elettrolitico. E questi soggetti spesso hanno esame delle feci negativo. Probabilmente l'ipotesi prevalente è perché la prepatenza dei tricuridi ha periodi molto variabili, che possono arrivare anche ai 3-4 mesi, quindi è possibile che ci siano delle infestazioni massive. Se il cane è sfortunato in trovare una grossa produzione di uova nel terreno prima che questi vermi siano adulti e ne producano di individuabili con l'esame delle feci. La prepatenza è il periodo che intercorre tra l'ingestione dell'uovo e il momento in cui quell'uovo è diventato un adulto in grado a sua volta di produrre uova. Quindi se la prepatenza è molto lunga, voi potreste avere infestazioni massive senza avere produzione di uova, e questo spiegherebbe la negatività dell'esame delle feci. Però quando trovo conon come quello che vi ho fatto vedere nel filmato, in cui i tricuridi sono veramente migliaia e migliaia e la sintomatologia è presente da tanto tempo, faccio veramente fatica a trovare questa spiegazione esaustiva del perché non ci sono uova. Quindi fondamentalmente il mio consiglio è, in un cane adulto comunque che ha diarrea, anche tu se hai ematochezia, il primo approccio pragmatico finché volete, magari non completamente scientifico, ma quello che vi consiglio di fare è di fare un trattamento con fenbendazolo. E questo è comunque un buon punto di partenza. Domanda 8 e domanda 9. Le ho messe insieme perché fondamentalmente riguardano lo stesso argomento e sono due domande entrambe difficili. La prima è: esistono nuovi esami per diagnosticare le enteropatie croniche? Domanda di Marco, veterinario di Torino. E la seconda è: il trial antibiotico per la diagnosi di enteropatia cronica si deve ancora fare? Domanda di Simone, sempre di Torino. Perché questa è una buona domanda? Perché anche qui la mia risposta, e siamo nel 2020, marzo 2020, la mia risposta potrebbe essere completamente o quantomeno parzialmente diversa fra qualche mese, fra qualche anno, perché pochi argomenti della gastroenterologia si sono evoluti rapidamente negli ultimi anni come l'approccio diagnostico alle enteropatie croniche. Quindi per cui io vi dico quello che dal mio punto di vista è quello che abbiamo in letteratura e anche quella che è la mia considerazione personale riguardo a questo argomento, però è possibile che in tempi neanche troppo lunghi alcune di queste considerazioni possano avere delle evoluzioni diverse. Ad oggi noi facciamo ovviamente l'esame ematobiochimico di base. Se l'entropatia è prioritaria perdente, troviamo ipoproteidemia e quindi faremo tutta una serie di considerazioni, ma in generale quando andiamo avanti con l'iter diagnostico il laboratorio ci serve fondamentalmente per escludere alcune patologie, prima fra tutte il morbo di Addison per quanto riguarda il cane. Poi abbiamo il TLI, folati, la cobalamina, tutte cose che già sapete che non sto a ripetere, però tutti esami che ci danno indicazione a volte della gravità della patologia in atto, ma non ci danno una diagnosi precisa della patologia in atto. Però il laboratorio ovviamente potrebbe e nel futuro avrà sempre più capacità discriminante tra le condizioni patologiche che causano lo stesso sintomo. E quando parliamo di stesso sintomo parliamo di diarrea, di dimagramento, di disoressia e via dicendo. Tutto quello che c'è in questa slide sono tutti esami che in un certo senso sono considerati emergenti in gastroenterologia. La citrullina, che è un aminoacido prodotto dagli enterociti, è un indice di massa enterica, diciamo così. È stata in alcuni lavori considerato un marker per l'appunto di enteropatia, perché in presenza di gravi enteropatie dovrebbe diminuire essendo prodotta dagli enterociti. Però diciamo che lavori recenti, questo è il 2018, la dottoressa Ferriani, hanno un po' evidenziato un limite di questo esame, quindi ad oggi non è uniformemente considerato un esame che ci dà molte informazioni, comunque sono informazioni aspecifiche. L'alfa 1 proteinasi inibitore è un ottimo test precoce per la proteinodisperdenza, perché
da tutti i lavori che potete consultare sull'argomento si evidenzia come sia precedente l'alterazione di questo parametro rispetto alla diminuzione dell'albumina sierica e delle proteine totali. Però è un po' indaginoso da fare, si fa sulle feci e fondamentalmente non ci dà ovviamente informazioni sulla diagnosi, ci dice solo che è imminente una proteina disperdenza. La serotonina, secondo me, è un... l'analisi della serotonina potrebbe avere delle potenzialità, ma ad oggi non è né consolidata in letteratura né completamente noto il suo ruolo, o meglio, il suo ruolo è noto perché questo è un ormone prodotto dalle cellule enterocromaffini e ha sicuramente un'incidenza sia sul concetto di algia addominale sia sul concetto di peristalsi dell'intestino, però non siamo assolutamente in grado ad oggi di interpretare le sue alterazioni come indicative di qualcosa di specifico, anche se probabilmente sarà forse il parametro della sindrome del colon irritabile nell'uomo, nel cane, perché è probabile che in questo tipo di sindrome, che non è facile da diagnosticare e che adesso diagnostichiamo solo per esclusione, possa realmente avere una correlazione la presenza di questa sindrome con le alterazioni dei valori di serotonina sia sierica che fecale. Però, ribadisco, è veramente tutto molto molto ancora da dimostrare. Allo stesso modo l'indice piastrinico è un indice indiretto di infiammazione, anche se esistono pubblicazioni molto recenti, non è un qualcosa che possiamo valutare, così come la N-metilistamina, che è diciamo un catabolita dell'istamina, che potrebbe avere un ruolo come parametro di valutazione del coinvolgimento mastocitario, quindi dell'infiammazione acuta in corso anche di flogosi cronica, però si tratta sempre di parametri molto poco specifici che non ci permettono di individuare una condizione patologica o di impostare una qualsivoglia terapia solo sulla base di quell'alterazione. Secondo la mia percezione, i parametri che forse hanno un pochettino più senso da indagare con ricerche su larga scala e con numeri maggiori di quelli che normalmente abbiamo in veterinaria sono la calprotectina fecale e la calgranulina. Entrambi sono dei parametri indiretti di infiammazione e ovviamente, ad esempio, la calprotectina in medicina umana è un test di screening fondamentale perché sotto determinati parametri, mi sembra 50 microgrammi decilitro, si può escludere con certezza la presenza di un'enteropatia grave e con valori superiori invece si può sospettare. Ma anche in medicina umana non servono a fare una diagnosi specifica di quella patologia, servono solamente a dividere in categorie i potenziali pazienti che possono avere una similitudine di sintomo. Quindi è funzionale alla medicina umana in cui si sceglie di inserire un paziente in un interdiagnostico in base di parametri di screening, che invece in medicina veterinaria noi non utilizziamo ancora perché non abbiamo i numeri neanche la competenza. E soprattutto, come potete vedere nelle conclusioni che vi ho evidenziato in questa slide, molti di questi lavori ci dicono che sono necessari più studi, con più numeri, con più doppi ciechi. Quindi anche per questi parametri, che pur hanno delle potenzialità, secondo me, siamo ancora abbastanza indietro. Sicuramente l'S100 A12, cioè la calgranulina, nei lavori fatti da questi autori hanno delle potenzialità enormi e molto interessanti, perché secondo alcuni di questi studi potrebbe avere anche una potenzialità prognostica, cioè noi valutando questo parametro potremmo in un certo senso prevedere quali pazienti risponderanno e come risponderanno alla terapia. Però, e qui voglio essere un po' lo spaccaluna, comunque il pragmatico e realista quale mi ritengo come medico, vedo 3-4 lavori pubblicati, tutti dallo stesso gruppo, non vedo tanto approccio critico a questo parametro e comunque ad oggi non è un esame che noi possiamo fare, non possiamo crearci il nostro spirito critico sulla sua efficacia perché non è ancora proposto da nessun laboratorio e di conseguenza, quantomeno in Italia, e di conseguenza non è facile per me darvi un'opinione, perché sul mio vissuto di medico che lavora sul campo non ho competenze a riguardo perché non è possibile acquisirle.
mentre ho delle speranze, quello sì. Quindi tra tutti i parametri che vi ho presentato, forse dal mio punto di vista la calgranulina, l'S100, è quello che ha maggiori potenzialità, ma ad oggi ne abbiamo ancora molto poco. Stesso discorso, ma lievemente diverso, sull'esame biochimico fecale. Non è un esame che personalmente utilizzo, però è un esame fruibile, invece questo sì. È un esame che ha delle buonissime potenzialità, perché teoricamente andare a valutare quello che è il prodotto metabolico del microbiota enterico è uno dei target che ci poniamo in generale da quando la gastroenterologia ha iniziato ad avere a che fare col concetto di microbiota e di disbiosi, che sono gli orizzonti nuovi della medicina veterinaria, ma anche della medicina umana. Però personalmente non credo che ad oggi in letteratura ci sia nulla che sostenga come l'interpretazione di questi esami possa permetterci di essere più precisi in una diagnosi di enteropatia e neanche su come gestire questa enteropatia. Quindi in questo momento non credo che la metabolomica valutata con la biochimica fecale possa essere realisticamente un aiuto pratico nella gestione di questi pazienti. È sicuramente un campo di studi molto interessante, però io personalmente non ho esperienza diretta perché non la utilizzo e di conseguenza non vi so e non voglio neanche dire nulla a riguardo che sia o negativo o positivo, perché semplicemente non ho gli strumenti per avere questo tipo di informazione, perché in letteratura c'è veramente poco, per non dire nulla. Stesso discorso, ma qui un po' più di esperienza diretta ce l'ho, è sul sequenziamento, quindi sulla Next Generation Sequencing, l'NGS, che è un metodo con cui noi adesso andiamo a valutare la metagenomica, cioè andiamo a vedere come è composto il microbiota da un punto di vista dei filabatterici, delle specie, delle sottospecie potenzialmente. Ma anche qui la ricerca e le nuove conoscenze sono decisamente in evoluzione, quindi cambia tutto molto molto rapidamente, perché con queste nuove metodiche di analisi non riusciamo veramente a dire esattamente come è composto il microbiota di un soggetto, sano o malato che sia, ma è ancora molto difficile capire come la composizione di questo microbiota influenzi la patologia e soprattutto sapere se questa composizione ci può dare informazioni utili riguardo alla terapia di questi pazienti. Dico che ho più esperienza perché ormai sono più di 2 anni circa che facciamo il sequenziamento in pazienti che accettano di fare un esame la cui premessa è che non sappiamo ancora interpretare, ma con l'idea di poterlo interpretare sempre meglio nel futuro. Ma se vi devo dire che ad oggi, sulla base del sequenziamento, cambiano completamente i miei approcci terapeutici, vi direi una bugia, perché in realtà io riesco a percepire che anche in questo campo c'è del potenziale, però ad oggi, nonostante lo faccia abitualmente quando il proprietario è collaborativo, quando c'è compliance e anche disponibilità economica, ovviamente, perché comunque un sequenziamento costa intorno ai 100-150 euro, anche nonostante abbia già molti casi, riesco solamente a vedere piccoli sprazzi di luce, nel senso che sarebbe veramente altezzoso, ma anche un pochettino utopistico pensare che noi in veterinaria, con l'enorme massa di variabili che abbiamo sul cane, riusciamo a dire qualcosa, ma neanche di simile al poco che riescono a dire in medicina umana sulla base di questi esami. E quindi credo che sia un campo, sia la metagenomica che la metabolomica, su cui abbia senso indagare, ma ad oggi c'è ancora molto poco di solido, di netto, di usufruibile dal punto di vista sia diagnostico che terapeutico. Per quanto riguarda invece il trial antibiotico, se è ancora necessario farlo oppure no, su questo ovviamente vi do la mia opinione personale, perché qui si tratta di giudicare un comportamento che il medico interno che sta facendo la diagnosi deve adottare o può adottare sulla base della sua capacità critica e decisionale, che varia da paziente in paziente. Quello che vi evidenzio qui nella slide è l'iter diagnostico che abbiamo studiato tutti negli ultimi 15
15 anni quando parliamo di enteropatie. Trial dietetico, esclusione delle reazioni avverse al cibo, trial antibiotico, esclusione delle enteropatie antibiotico responsive. Se questi trial risultavano negativi rispetto alla risposta clinica del paziente, allora si andava a fare l'endoscopia per evidenziare una malattia infiammatoria cronica, quella che veniva definita IBD, e quindi poi fare una terapia con immunosoppressori. Questo è il super bignami, la super sintesi dell'interdiagnostico che abbiamo adottato per anni e che tuttora in realtà in molte pubblicazioni anche del 2020 o del 2019 è proposto come l'interdiagnostico in gastroenterologia dei cronici per quanto riguarda il cane. Però negli ultimi anni ovviamente c'è molta più competenza, no? Sul concetto di disbiosi, sul concetto di come l'antibiotico stesso è un fattore disbiotico importante. Quindi ci sono stati diversi cambiamenti di rotta e secondo alcuni autori l'enteropatia antibiotico responsiva non esiste. E di conseguenza è un illogico fare un trial antibiotico a un paziente che presumibilmente già è disbiotico e col trial antibiotico potrebbe ancora peggiorare la sua disbiosi. Indi per cui ad oggi alcune teorie anche abbastanza condivisibili che riguardano le enteropatie considerano l'enteropatia infiammatoria cronica come un insieme di situazioni che non sono separate da confini netti, ma sono situazioni con dei confini contaminati, sia la food responsive che l'antibiotic responsive che la immunosoppressive responsive. Cioè si tratta sempre di condizioni in cui il processo flogistico intestinale crea il sintomo clinico, ma le variabili che lo influenzano sono sempre contaminate l'una con l'altra. Quindi non abbiamo mai un paziente in cui il problema è solamente la disbiosi o solamente la dieta o solamente il sistema immunitario. Questo per me è un punto di vista intelligente, perché pensare di semplificare troppo un argomento complesso come è la gastroenterologia dei cronici, quindi l'ambiente intestinale in genere, è un po' una limitazione, cioè è giusto semplificare per spiegare, ma semplificando troppo si tende anche a banalizzare un argomento. Invece le enteropatie croniche sono un argomento difficilmente banalizzabile, questo anche in medicina umana, dove tuttora si dibatte con possibilità di ricerca milioni di volte superiori alle nostre e tuttora gli stessi dubbi che abbiamo noi sono amplificati e presenti anche in gastroenterologia umana. Quindi lungi da me voler semplificare. Io ritengo che sia tutto un po' più complesso di quello che noi conosciamo, però ritengo anche che noi abbiamo a che fare con pazienti vivi che richiedono un approccio diagnostico che sia pragmatico, perché deve essere funzionale poi alla cura del paziente. Quindi ritorno a una slide di fisiopatologia brevissimamente per dirvi che se volessimo sintetizzare la fisiopatologia di un enteropatico canino cronico, noi dovremmo pensare che tutto quello che c'è in questa slide influenza potenzialmente il processo flogistico: la dieta, la genetica, le malattie intercorrenti, addirittura i cambi di stagione, lo stress, il sistema immunitario, cioè tutto questo, ma fondamentalmente questi quattro elementi, cioè la dieta, la genetica, il microbiota e il sistema immunitario, interagiscono nel creare i presupposti a un'infiammazione intestinale cronica. Quello che potremmo dire è che in soggetti geneticamente predisposti si viene a verificare una relazione tra microbiota e sistema immunitario e tra dieta, microbiota e sistema immunitario che va a innescare un processo flogistico autoperpetuantesi, cioè un'interazione in un soggetto predisposto tra un microbiota disbiotico e un sistema immunitario iperergico può innescare un'infiammazione che fa sì che in quel paziente anche, ad esempio, la dieta possa aumentare o influenzare la flogosi stessa, ma non è un causa-effetto diretto, è una sorta di meccanismo in cui più variabili allo stesso tempo vanno a influenzare un evento. Quindi capite bene che quando gli attori in gioco sono diversi, tutti potenzialmente attori protagonisti, ma in base al contesto possono avere più o meno importanza, pensare che si possa con
un approccio univoco, rispondere a tutte le esigenze diagnostiche è folle. Perché chiaramente ogni paziente è sottoposto a diversi eventi proinfiammatori e sta a noi cercare di inibirli quando andiamo a fare la terapia per far sì che non si verifichi questa infiammazione cronica che sappiamo avere conseguenze cliniche devastanti. Sicuramente dal punto di vista anatomico la cosiddetta leaky gut syndrome, cioè l'intestino permeabile, ha una sorta di importanza perché è un po' il fil rouge che collega tutti gli altri elementi di cui vi ho parlato, cioè alla fine quello che succede in questi pazienti è di avere un intestino la cui permeabilità eccessiva fa sì che sia gli antigeni batterici, disbiotici o no che siano, sia gli antigeni dietetici possano stimolare l'infiammazione e quindi un'iperstimolazione immunitaria e di conseguenza quella che noi tutti conosciamo come gastroenterite linfoplasmocitica, che è un po' la definizione istologica di queste enteropatie. Però, tornando al discorso per cui abbiamo iniziato questo piccolo excursus di fisiopatologia, quello che mi è stato chiesto è: devo ancora fare il trial antibiotico a un paziente con enteropatia cronica sospetta quando faccio l'iter diagnostico? Dal mio punto di vista, in certi soggetti, cioè quelli in cui questa fisiopatologia che vi ho spiegato con questo piccolo excursus di fisiopatologia, nei pazienti in cui la disbiosi gioca un ruolo fisiopatologico prevalente, quindi in questa torta causativa che si vede nella slide, la parte legata alla disbiosi è così importante, è probabile che in quel tipo di paziente la migliore risposta clinica si abbia quando, grazie all'antibiotico, noi riusciamo a modulare questa disbiosi in senso positivo per il paziente. Cioè, ci sono cani e fondamentalmente pastori tedeschi giovani, cani di grossa taglia con sintomi per lo più del grosso intestino, quindi diarree recidivanti, in cui a volte l'unico modo per compensare il sintomo è usare l'antibiotico. Quindi, personalmente, io non credo che tutti i cani enteropatici migliorino sempre e solo col cortisone. Ci sono certi pazienti che hanno risposta clinica migliore all'antibiotico che agli steroidi. Ma conoscendo, avendo la presunzione, concettuale di termine, di conoscere la fisiopatologia e la sua complessità, penso che la spiegazione a questa migliore risposta all'antibiotico rispetto agli steroidi sia da legare al fatto che in quei soggetti l'innesco infiammatorio, cioè l'infiammazione cronica, è principalmente dovuta alla disbiosi e il miglior modo per modulare quella disbiosi è usare l'antibiotico. Tant'è che in medicina umana, per la stessa tipologia di paziente, c'è il termine che noi ancora non abbiamo usato in medicina veterinaria di antibiotici eubiotici. Cioè sembra un controsenso, quasi un ossimoro, ma esistono antibiotici, ma in alcuni casi gli antibiotici hanno un ruolo di eubiosi, perché è l'unico modo per riportare il microbiota in una condizione che, in cui lui stimola meno possibile il sistema immunitario, quindi la risposta flogistica. Spesso i pazienti che rientrano in questa categoria sono pazienti che hanno borboligmi, possono avere anche perdita di peso, possono avere flatulenza, però un qualcosa che vi consiglio ed è fondamentale per me introdurre nel ragionamento terapeutico è che questi pazienti molto spesso nella loro anamnesi remota hanno una risposta clinica perfetta all'antibiotico anche quando questo è usato per altre tipologie di problemi. Mi capita molto spesso di raccogliere l'anamnesi di questi soggetti e avere quei dati che mi raccontano. Quando ha fatto l'antibiotico per la piodermite, per l'otite, per la cistite, è migliorata anche la diarrea. Per 3 settimane ha sporcato benissimo. E magari l'antibiotico era dato per un altro tipo di problema. Questo a sottolineare il fatto che presumibilmente la categoria di enteropatie antibiotico-responsive esiste, ma sicuramente, e su questo sono d'accordissimo con alcuni miei colleghi, sicuramente rispetto al passato ha una sua entità epidemiologica decisamente inferiore a quella che gli attribuivamo 10 anni fa o 5 anni fa. 5-6 anni fa
Fare l'antibiotico per un mese a un cane con la diarrea era normale e lo facevamo a tutti in maniera indiscriminata. In questo momento il mio consiglio invece è di scegliere il paziente in cui farlo, perché in alcuni soggetti non ha nessun senso, perché presumibilmente non ci sarà nessun tipo di risposta, anzi il rischio è quello di indurre disbiosi e il rischio indiretto per la salute globale, mondiale, è quello dell'antibiotico resistenza. Come ben sapete, noi dobbiamo sempre pensarci non due ma tre o quattro volte come dare un antibiotico a un paziente che convive con l'essere umano nella sua normalità. Indi per cui il mio modo di agire attualmente 2020, finché non ci saranno conoscenze migliori, è: quando l'intuizione legata al ragionamento clinico sul paziente singolo specifico che possa essere un antibiotic responsive, mi capita ancora di fare il trial antibiotico. E il trial antibiotico io personalmente lo faccio solo con la tilosina. Nonostante sia riconosciuto e pubblicato l'utilizzo di metronidazolo, rifaximina, ossitetracetina, il mio consiglio è di farlo con la tilosina, perché i pazienti antibiotic responsive normalmente vanno meglio con la tilosina, come con gli altri alle volte, ma la tilosina è quello che noi usiamo di meno per le infezioni sistemiche ed è quello su cui probabilmente l'antibiotico resistenza ci preoccupa di meno, anche se l'argomento è enorme e non voglio entrare nel merito delle resistenze crociate tra principi attivi. Quindi, se lo dovreste fare, scegliete la tilosina. Io personalmente la uso 10 mg chilo due volte al giorno come iter diagnostico. Quindi, per tornare alla prima slide che vi ho fatto vedere, che era l'iter che facevamo 5-6 anni fa e non era in discussione, adesso l'iter potrebbe essere questo: trial dietetico, esclusione delle reazioni avverse al cibo, molto bene. Non vogliamo fare il trial antibiotico perché non pensiamo che il paziente possa essere nella categoria di cui parlavamo precedentemente, andiamo direttamente a fare l'esame endoscopico e l'esame istologico, se il paziente ovviamente non risponde al cambio dieta. In questo caso, dopo una diagnosi che presumibilmente sarà di enterite linfoplasmocitica, faremo una terapia immunosoppressiva. In seguito a questa terapia immunosoppressiva, quello che capita a volte oggi è di non avere una buona risposta clinica. E allora, in questo momento e in questa situazione, dopo aver provato diverse combinazioni tra farmaci e dieta, sempre farmaci immunosoppressivi e dieta, potremmo fare il trial antibiotico. Quindi, posticipare il trial antibiotico a una diagnosi istologica e a una terapia immunosoppressiva. Perché, ribadisco, anche se molti meno di quelli che vedevamo nel passato, tuttora io penso che ci siano dei pazienti antibiotic responsive e quindi in alcuni soggetti non esiste modo per compensare il sintomo se non l'utilizzo di antibiotico. E quando parlo di antibiotico non parlo dell'effetto antibatterico, ma parlo dell'effetto regolatore sulla disbiosi, tant'è che ci sono soggetti che vengono gestiti a medio e lungo termine con dosaggi bassi di tilosina, come 5 mg chilo a giorni alterni, ad esempio. Ovviamente tutto questo va fatta la premessa che nessuno è contento, io per primo, di usare l'antibiotico in un cane con la diarrea, ma parlo di soggetti che hanno ovviamente fatto delle prove con probiotici, con simbiotici, con antinfiammatori locali, con tutti i presidi non farmacologici che normalmente utilizziamo, gli enteropatici, ma ovviamente vi parlo di quei soggetti che non rispondono, ma anzi peggiorano. Allo stesso tempo esiste un'ulteriore categoria, che sono quelli che per alcuni mesi, alcuni anni possono rispondere all'antibiotico e poi smettono di rispondere all'antibiotico ed è necessario fare antibiotico più steroidi. Oppure pazienti che per anni fanno steroidi e poi dopo un po' di tempo non rispondono più solo agli steroidi e oltre a implementare l'immunosoppressione va utilizzato anche l'antibiotico. Questo a dirvi che la variabilità di pazienti è enorme e conseguentemente magari ci fosse una regola per gestirli tutti nello stesso modo. Passiamo all'ultima domanda. L'ultima domanda è il piatto forte, diciamo così. Monica da Rimini ci chiede: ma cosa devo fare per differenziare con certezza una IBD da un linfoma a basso grado nel gatto, biopsia endoscopica o biopsia chirurgica? In realtà ho selezionato Monica da Rimini, ma questa domanda è stata fatta da molti veterinari, perché presumibilmente
un po' come la domanda precedente sugli antibiotici, è una delle grandi domande della gastroenterologia veterinaria. E anche qui, personalmente, credo che sia un'ottima domanda e non ho la presunzione di avere la risposta giusta. Però credo anche che non ci sia nessuno che ha una risposta giusta in assoluto. Io vi posso solamente presentare qual è il mio modo di approcciare questa domanda e il perché, le motivazioni e presentarvi le motivazioni del perché io gestisco questi pazienti in questo modo. Ma non voglio assolutamente avere la presunzione di dirvi che questo è il modo giusto. Partiamo dal contesto. Il contesto è che un paziente felino con IBD e un paziente felino con linfoma basso grado ha fondamentalmente una similitudine quasi totale in alcuni dati sostanziali, e cioè i sintomi clinici sono gli stessi, l'anamnesi è la stessa, i riscontri di laboratorio sono gli stessi e anche la diagnostica per immagini è la stessa. Quindi stessi riscontri ecografici, stessi riscontri radiografici, stessa analisi di laboratorio. Forse l'unica differenza un po' rilevante nei dati di base riguarda il segnalamento, perché nella maggior parte degli studi, anche nella mia personalissima esperienza, i linfomi a basso grado sono decisamente più frequenti nei soggetti geriatrici, quindi gatti superiori ai 10-11, ma spesso sono gatti di 12-13 anni. Quindi il segnalamento è forse tra i dati di base l'unico un po' diverso tra le due categorie, perché ovviamente l'IBD la potreste trovare anche in un gatto di 5 anni, di 3 anni, di 8 anni, di 9 anni. E questa lieve differenza epidemiologica ci fa anche pensare e riflettere su uno degli altri argomenti aperti, e cioè IBD e linfoma sono un continuum, cioè i gatti con enteropatia cronica infiammatoria possono poi diventare gatti con linfoma in età geriatrica? Forse sì, probabilmente sì, ma anche qui non ci sono ovviamente delle certezze. Voglio anche sottolinearvi un altro dato, e cioè che la citologia linfonodale nei pazienti con enteropatia cronica o linfoma può essere molto simile, quindi non pensate di poter differenziare queste due patologie perché in una o nell'altra trovate linfonodi mesenterici aumentati di volume e fate una citologia, perché è frequentissimo ed è segnalato in più lavori e in più libri che in corso di linfoma i linfonodi mesenterici possono essere iperplastici alla citologia esattamente come in corso di IBD. Non è assolutamente da escludere il linfoma se avete una citologia linfonodale reattiva in un gatto che in realtà a livello enterico ha linfoma. I vantaggi della biopsia chirurgica rispetto alla biopsia endoscopica generali li sapete meglio di me, in questa slide sono descritti e li ripetiamo pedissequamente, ma poi li contestualizzerò. Ovviamente la biopsia chirurgica ci permette di prelevare mucosa, sottomucosa, muscolare e sierosa, quindi un pieno spessore. Ci permette di andare a esplorare anche gli organi addominali, quindi fare campionamenti da fegato, pancreas o asportare un linfonodo. E ci permette ovviamente di campionare non solo il duodeno e l'ileo, ma anche il digiuno, quindi tutto il distretto intestinale. La biopsia endoscopica ha dei vantaggi molto, come dire, percepibili, anche con una banale considerazione di buon senso, e cioè meno invasiva, meno costosa, più rapida e ci permette di vedere l'organo che per via chirurgica viene biopsato dall'esterno, ci permette di vederlo dall'interno. Quindi ho puntualizzato l'ovvio. L'unico lavoro che ha confrontato queste due metodiche per la diagnosi di linfoma è questo lavoro del 2006. Non vi sto a spiegare nello specifico, ma vi dico che questo studio non va preso in considerazione perché fondamentalmente gli autori hanno confrontato due tecniche eseguendone una correttamente, cioè la biopsia chirurgica, e una scorrettamente, cioè la biopsia endoscopica. Hanno confrontato due tecniche usandole in maniera scorretta, una delle due, non scorretta ma non adeguata, perché loro facevano le biopsie nell'intestino alla cieca, quindi vuol dire fare dei campioni inadeguati per forza di cose, quindi è difficile e anche scorretto confrontare due tecniche per uno stesso obiettivo quando una delle due si esegue in maniera inadeguata.
Questo non lo dico solo io, lo dicono varie lettere all'editore che sono state scritte riguardo a questo articolo, e quindi il punto di partenza è che nessuno può basarsi sulla bibliografia per dire che una metodica è migliore dell'altra, perché chi difende la metodica chirurgica citando questo articolo ha letto solo l'abstract dell'articolo, non ha letto l'articolo, perché questo è un articolo che non va citato, perché non va preso in considerazione. Quindi chiudiamo questa parentesi che su cui ho già discusso con tanti veterinari nell'arco degli anni, ma volevo giusto puntualizzare questa cosa. Faccio questa considerazione personale perché è così che io mi comporto nella pratica clinica, quindi non voglio dire che questo è il modo giusto, ma è il modo con cui lavoro normalmente. Io scelgo e propongo la biopsia pieno spessore ogni qualvolta ci sia l'esame ecografico perdita della stratigrafia, oppure ci sia anche semplicemente una maggiore gravità focale da qualche parte. So che non è facile ecograficamente distinguere digiuno da ileo o da duodeno terminale, ma in generale se un ecografista mi dice io vedo un espessimento focale della muscolare in un punto, mi va bene approcciare quello per via chirurgica, perché ritengo che non sia perché ritengo che sia un risultato migliore quello di poter essere certi del campionamento in quella zona, mentre con l'endoscopia non possiamo essere sicuri di essere in quella zona. Quindi in questi casi propongo la biopsia chirurgica, così come quando un ecografista piuttosto che la clinica, piuttosto che gli esami mi dicono che è necessario andare a biopsare anche il pancreas o il fegato, oppure c'è un linfonodo mesenterico estremamente alterato nel volume o nella forma o nell'ecogenicità. In questi casi è sacrosanto per me fare una biopsia chirurgica. Però ogni qualvolta io penso che il paziente sia nella categoria potrebbe avere un IBD come potrebbe avere un linfoma, quindi quello che è il paziente classico, gatto anziano con disoressia, vomito, dimagramento, ispessimento diffuso della muscolare e magari proteine totali basse piuttosto che transaminasi lievemente aumentate di valore, via dicendo. In quel tipo di soggetto, quando il sospetto è o IBD o linfoma, io propongo sempre la biopsia endoscopica e vi spiego il perché. Fondamentalmente io preferisco la biopsia endoscopica perché la letteratura, e sono questi tre review e un lavoro, ci dice che nella maggior parte dei casi la biopsia endoscopica è diagnostica. È una procedura che applichiamo a soggetti anziani ed è una procedura che è molto poco invasiva, indi per cui mi sembra assolutamente logico proporre la procedura meno costosa e meno invasiva che nella maggior parte dei casi è diagnostica. Ma questo in generale a qualsiasi apparato o patologia io debba occuparmi, applico questo ragionamento, come credo anche voi. Non voglio entrare nello specifico di questa slide, ma potete farvi un fermo immagine e leggervi tutti questi estrapolati da questi lavori. Aggiungo però una motivazione legata alla conoscenza pratica dell'argomento gastroenterologico e dal confronto che ho, non dico quotidianamente, ma molto spesso con i patologi. Quello che capita è che con l'idea che la biopsia chirurgica sia più diagnostica, molti veterinari fanno una laparotomia ai gatti con questo tipo di sospetto. E quello che succede è che vanno a sottoporre esame istologico un pezzo di intestino. Quindi vanno a campionare un solo punto dell'intestino, spesso facendo delle biopsie o col punch o col bisturi, e quello che il patologo ottiene è quello evidenziato in questa immagine. Questo che vedete in alto, evidenziato dal mouse, sono 5 o 6 villi integri, queste sotto mucosa, queste muscolare, poi c'è la sierosa. Questo perché la biopsia chirurgica si fa quando un operatore è virtuoso in 2-3 punti, e quindi si hanno spesso per il patologo dei
campioni da valutare, che in realtà, se parliamo di mucosa intestinale, sono molto meno ricchi dei campioni endoscopici, perché è vero, sono più voluminosi, ma in un IBD o nei linfomi la patologia è sulla mucosa. E quindi alla fine quello che il patologo veramente vede, anche se la biopsia è sicuramente migliore ed è più facile da interpretare, il patologo la potrebbe preferire, ma sono pochi elementi su cui fare delle valutazioni morfologiche. Perché io credo che pochissimi in un gatto che ha vomito cronico di 12 anni facciano 3 biopsie gastriche, 3 o 4 biopsie del colon e 10-15 biopsie intestinali chirurgiche, perché ovviamente sarebbe molto invasiva come procedura, oltre a essere ovviamente molto più rischiosa per la vita del paziente. Quindi in questo tipo di pazienti che potrebbero avere sia IBD che linfoma, il materiale che arriva al patologo quando sono sottoposti a biopsia chirurgica è poco e spesso è inadeguato rispetto al numero di campioni che gli vengono portati da diversi distretti dell'apparato gastrointestinale quando fanno la biopsia endoscopica. E questo per me già è un ottimo e fondamentale motivo per scegliere l'approccio meno invasivo, che è quello endoscopico. In più, ed è questa la cosa che per me è fondamentale trasmettervi, e viene evidenziato in diversi articoli, ma vi cito semplicemente rispetto a questo lavoro che riguardava un altro argomento del gatto, ma nell'introduzione gli autori dicono: è difficile sulla base della morfologia da sola distinguere IBD e linfoma, anche quando la biopsia a pieno spessore è ottenuta. Cioè, non si tratta tanto del tipo di biopsia, ma di come interpretiamo i piccoli linfociti che infiltrano la mucosa, cioè lo strato più superficiale dell'intestino. Moore, che voglio dire, non devo dirvi io chi è, dice questo in questo lavoro sul linfoma del gatto intestinale, che l'invasione transmurale, cioè il momento in cui i linfociti neoplastici dalla mucosa invadono gli strati sottostanti, quindi la sottomucosa, la muscolare e la serosa, l'invasione transmurale, che sarebbe l'elemento per cui la diagnosi di linfoma è certo, capita raramente, a volte non capita del tutto in corso di linfoma intestinale a basso grado. Quindi il valore aggiunto della biopsia endoscopica, che sarebbe quello di permetterci, della biopsia chirurgica, che sarebbe quello di permetterci di vedere questi linfociti neoplastici non solo sulla mucosa, ma anche sottostanti alla mucosa, è un evento che non si verifica spesso, e quando si dovesse verificare, chiaramente la biopsia chirurgica lì sarebbe più diagnostica, perché il criterio morfologico di invasione degli strati submucosali sarebbe ineccepibile. Ma questo, che è un criterio ineccepibile, non è frequente. Indi per cui il valore della biopsia chirurgica, che sarebbe quello di individuare quel criterio, si perde perché quel criterio lì è raro. Non so se mi sono spiegato, ma questo è fondamentale da capire. La vera battaglia, il challenging di questa situazione è capire se quei piccoli linfociti sono reattivi, quindi compatibili con dei piccoli linfociti in stato di flogosi intestinale, o se sono neoplastici, quindi piccoli linfociti clonali impazziti che si replicano in maniera affinalistica, come sono i piccoli linfociti di un tumore o in generale le cellule tumorali. Spero che questo sia chiaro, perché il concetto è che voi potete fare prelievi a pieno spessore, ma comunque la battaglia la si gioca su queste cellule qui, questi puntini blu scuro, violetti, che sono i piccoli linfociti, finché invadono la mucosa. È impossibile capire se sono neoplastici o meno, sia che sia una biopsia chirurgica, sia che sia una biopsia endoscopica. O meglio, c'è il modo anche di capirlo, perché per fortuna abbiamo delle diagnosi anche facili, ma quando la diagnosi è difficile, non è che la biopsia chirurgica aggiunge informazione, perché la vera sfida è dimostrare che questi siano clonali, quindi si usano altre metodiche, che adesso vi farò vedere quali sono. Questo referto è un referto tipo, e cioè il patologo scrive: a livello duodenale si rende necessario effettuare diagnosi differenziale tra grave processo infiammatorio di fronte all'infocitaria e malattia neoplastica. A tal proposito è possibile allestire sui campioni geni già presenti in laboratorio colorazione immunistochimica CD3-CD20 e esame PAR.
Questo ad esempio è un referto che arriva da una biopsia chirurgica. Questo tipo di referto lo avreste sia che il prelievo fosse fatto con l'endoscopio, sia che il prelievo sia fatto con la chirurgia, e sono frequentissimi questi referti perché ci sono ovviamente dei pazienti in cui già l'ematossina e eosina permette di fare diagnosi di linfoma. Molto spesso, se il patologo è in dubbio, richiede questi approfondimenti. Quindi, in sintesi, se io considero il tipo di paziente, gatti anziani, defedati, disidratati, di 12, 13, a volte 14 anni, l'invasività della procedura, la possibilità di campionare stomaco, intestino, colon, la possibilità di fare il giorno dopo della procedura con anestesia, cioè quindi il giorno dopo dell'endoscopia, la terapia magari col cortisone, e in più la possibilità di proporre molto serenamente a un proprietario: guardi, facciamo la biopsia endoscopica che è meno invasiva, dura meno, il gatto stasera va a casa, con l'idea di fare eventualmente in un secondo tempo la biopsia chirurgica. Io, se metto insieme tutti questi dati, per me è folle pensare che il prelievo chirurgico sia migliore di quello endoscopico, perché sul piatto decisionale ci sono più di un elemento che vanno nella direzione di avere molte informazioni con una procedura meno invasiva, a volte informazioni anche più importanti o più rilevanti. Perché se è vero che il linfoma è a spot multifocali, non è che una biopsia fatta alla cieca dall'esterno su una sierosa normale di un intestino di gatto potete essere certi che vi includa o escluda il linfoma. È molto più probabile che su 15 biopsie duodenali o 10 che siano fatte in endoscopia, in uno o in due il patologo magari abbia il dubbio di un linfoma e proponga un approfondimento, rispetto magari a fare una bellissima biopsia chirurgica anche di mezzo centimetro, ma in un posto in cui il linfoma non c'è. Per questo motivo, e non voglio ovviamente incensare l'endoscopia perché mi rendo conto che sembro partigiano, probabilmente lo sono anche, perché facendo questo tipo di procedura difendo quello che conosco, e quindi non voglio convincervi, voglio solo dirvi la mia esperienza, ma voglio anche essere critico, e non lo dico da solo io, ma lo dice questa review di veterinari di Journal of Internal di Medicine and Surgery Feline, che l'endoscopia, quando viene fatta in questo tipo di paziente, deve essere fatta bene, perché se l'endoscopia è fatta male, i prelievi sono fatti male, allora è meglio la chirurgia. Ma sono d'accordo anch'io, e anch'io parlo con i patologi. Quando a un patologo arrivano biopsie intestinali di gatto che sono semplicemente un centrifugato di villi schiacciato e massacrato da una pinza magari usata 50 volte e presa con un ago che distrugge il materiale, lì i patologi possono anche essere dei fenomeni, ma non troveranno mai la diagnosi. Quindi ovviamente quando parlo dell'endoscopia eseguita al meglio, perché un'endoscopia male eseguita, una biopsia male eseguita non serve a nulla ed è un danno economico per il proprietario. Magari non è invasivo come una chirurgia male eseguita, ma è comunque un errore. Quindi mi raccomando, se fate le biopsie endoscopiche, fatele correttamente dal punto di vista procedurale, perché questo è fondamentale per la diagnosi. Ormai abbiamo una letteratura molto solida, abbiamo pubblicato anche noi un lavoro 2 anni fa, e la capacità diagnostica delle biopsie con le pinze grandi era superiore a quelle delle diagnostiche con le pinze piccole, ad esempio. Come vi dicevo, a volte il patologo può fare diagnosi di linfoma solo sulla base di biopsia senza colorazioni speciali o biologia, assolutamente sì, ci sono dei pattern e ormai i patologi sono bravi a guardare l'intestino di gatto perché è un campione con cui si misurano quotidianamente più volte al giorno, quindi per cui hanno la competenza. Quindi alle volte già semplicemente l'ematossina e eosina è diagnostica e potete avere una diagnosi di linfoma. Quando questa non fosse diagnostica, l'iter proposto dagli autori, Kupel ha fatto un po' un lavoro che è un crocevia, non è la gestione dei gatti enteropatici, lui dice: dopo l'istologia, se la diagnosi è dubbia, fate l'immunistochimica. Dopo l'immunistochimica, se la diagnosi rimane dubbia, fate la PCR. Con questa metodica loro valutano 63 gatti con enteropatia cronica. In 50 fanno la biopsia chirurgica e in 13 la biopsia endoscopica. Quindi, a sottolineare quello che vi ho detto fino adesso, in questo lavoro pubblicato, gli autori con la biopsia chirurgica in 50 casi hanno comunque tantissimi dubbi sul fatto che siano linfomi o enterite.
anche se hanno fatto la biopsia chirurgica, perché sono 50 chirurgici e 13 endoscopici. Loro all'inizio hanno 37 casi di linfoma, 7 casi di linfoma B, 19 casi di IBD, solo sulla base dell'istologia in erettossilina e eosina, quindi l'esame che mandiamo a fare per primo. Dopo l'immunistochimica, su 19 casi di IBD, 4 vengono inclusi, 3 nel linfoma T e 1 nel linfoma B. Quindi, dopo l'immunistochimica, 3 casi, 4 casi che erano diagnosticati come infiammatori vengono riclassificati come neoplastici. Dopo quello fanno la PCR e praticamente di quei 15 casi altri 3 vengono inseriti nella categoria linfoma. Quindi, ricapitolando, 10 dei 19 casi di IBD vengono riclassificati come linfomi dopo gli approfondimenti di immunistochimica e clonalità. E 3 dei 37 casi di linfoma vengono invece riclassificati come IBD. Quindi ci possono essere nell'istologia sia falsi negativi che falsi positivi. E questo non dipende dall'abilità del patologo, ma da tutte le difficoltà che vi ho cercato di spiegare. Indi per cui, quando approcciate un paziente anziano in cui potrebbe esserci un IBD o un linfoma, dovete subito dire ai proprietari che potrebbe essere il caso, dopo l'istologia, di fare anche approfondimenti immunistochimici e di clonalità, e quindi vuol dire altre 150-200 euro di spese per loro. E questo va detto subito, perché i proprietari molto spesso non sono a conoscenza di questa difficoltà, perché non sono tenuti a conoscere la difficoltà insita nella diagnosi di questa patologia. Giusto a complicare le cose, vi presento questo lavoro rapidissimamente, in cui gli autori dicono che se noi applichiamo la clonalità, l'immunistochimica, anche a gatti completamente sani, potremmo avere dei falsi positivi. È un lavoro discusso, discutibile, con tanti errori, ma a me serve solo per sottolineare un concetto. E il concetto fondamentale è: non è che usando la biologia molecolare, la clonalità, noi ci togliamo ogni dubbio, perché la clonalità è un esame che ha senso utilizzare solo quando arriva il momento giusto dell'iter diagnostico. Quindi, quando avete fatto già un'enorme scrematura, prima clinica, poi istologica e poi immunistochimica del paziente. Altrimenti, utilizzando la clonalità su pazienti sani, potreste avere delle diagnosi false positive di linfoma. Quindi, mi raccomando, fate l'iter diagnostico completo, perché sennò rischiate veramente di fare dei danni. Ok? Questa era l'ultima domanda, era l'ultima risposta, e quindi vi saluto, e se vi è interessato l'argomento, ci sarà una relazione simile invece con le 10 domande più frequenti riguardo alla terapia in gastroenterologia. Ciao a tutti e grazie ancora alla IMS e alla CIVAC.